acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Buona la performance a Milano del comparto tecnologico, più 2,99%. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto petrolifero, meno 1,03%. Sale lo spread, attestando il valore a 224 punti, con un incremento di 11 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,63%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati in Unione Europea il dato sulle vendite al dettaglio, pari a 0,1%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 54,1 punti. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM non manifatturiero, che del PMI composito. Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.165 punti.